Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video degli appunti di viaggio. Che sia per comodità o per semplice curiosità, ormai sempre più persone scelgono di frequentare le spiagge per nudisti. Ecco quindi un elenco delle migliori 8 spiagge per nudisti, dedicato a chi cerca una vacanza al naturale per la prossima estate. La prima spiaggia si trova in Corsica, in Francia. Vi lascio magari una mappa in modo tale da farvela localizzare. Si tratta di una striscia di sabbia lunga 7 km ed è una delle spiagge più lunghe d'Europa, il che significa che non solo potete godervela senza vestiti addosso, ma che avete anche tantissimo spazio per voi. In più, la combinazione tra la sabbia bianca e l'azzurro del mare, regalano una vista mozzafiato e garantiscono un relax senza pensieri. Seconda spiaggia, sempre in Francia, ma ci spostiamo a Saint-Tropez. La Riviera francese, come sapete, è un'attrattiva a livello internazionale. Questa spiaggia è sì una spiaggia per nudisti, ma non mancano i visitatori e sono anche ben accetti. Siete in Costa Azzurra, quindi meta di vacanze di celebrità di tutto il mondo e magari potrete incrociare qualcuno di loro su questa spiaggia. Terza spiaggia, ci spostiamo in Croazia. È una delle spiagge più famose della Croazia e un paese peraltro conosciuto soprattutto per il proprio mare. Quindi in questa spiaggia in particolare potrete esplorare dintorni selvaggi e avere la possibilità di godervi dei bagni solari nelle zone appunto designate ai nudisti. Questa zona è in particolare consigliata a chi cerca un pochino di intimità e di rifugiarsi in una delle piccole calette che circondano la spiaggia, che sono più di una. Ognuno può trovare il proprio spazio. Quarto consiglio, si trova ad Ibiza, in Spagna. Quando si pensa ad Ibiza, la prima cosa che viene in mente è quella della movida, quindi il divertimento, le discoteche, ma oltre a questo ci sono anche posti come questa particolare spiaggia nudista, in cui potete riposare magari dopo una notte di divertimento e quindi dedicarvi un pochino al relax. Quinto consiglio, ci spostiamo in Inghilterra. Nonostante i britannici abbiano la reputazione di essere molto riservati, potrebbe appunto sorprendere il fatto di trovare una spiaggia nudista in questa zona. In ogni caso è un'area tra virgolette protetta, circondata da cartelli e dune di sabbia che garantiscono una certa privacy e tranquillità. Tra l'altro è considerata comunque una delle migliori spiagge del Regno Unito. Sesta spiaggia, ci spostiamo in Grecia, in particolare nell'isola di Mykonos. È una spiaggia un pochino meno famosa della affollata Paradise Beach, che non è nudista. Si trova a circa 30 minuti dalla città ed è il luogo ideale per godersi una splendida abbronzatura completa di tutto il corpo. Numero 7, rimaniamo in Grecia ma ci spostiamo a Santorini. Si tratta appunto della spiaggia rossa, che è famosa in tutto il mondo per appunto il colore della propria sabbia. Molti sostengono che sia la miglior spiaggia per nudisti d'Europa, alcuni addirittura sostengono che sia la migliore al mondo. In ogni caso è molto bella ed è un punto di riferimento per i naturalisti. Ottavo e ultimo consiglio, in Italia questa volta, a La Spezia per la precisione. La spiaggia si trova in una posizione un pochino remota, bisogna camminare sul lato della montagna che sovrasta la città e attraversare un tunnel. Non è facilmente raggiungibile, ma proprio per questo la posizione è abbastanza ideale per chi ricerca magari un pochino di tranquillità, di riservatezza, quindi è lontano da luoghi troppo affollati e comunque sia, una volta raggiunta questa piccola spiaggetta vi incanterà sicuramente perché diciamo rende meritevole il viaggio fatto per raggiungerla. Questo è tutto, se avete qualche consiglio di qualche spiaggia per nudisti che non ho nominato potete lasciarlo in un commento. Se il video l'avete trovato utile lasciate un bel like e magari iscrivetevi al canale condividendo anche il video in modo tale da farmi conoscere anche i vostri amici. Se non l'avete ancora fatto attivate la campanella in maniera tale da ricevere le notifiche ogni volta che carico un video. In descrizione trovate link a tutti i miei social in maniera tale da seguirmi nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!